Buongiorno a tutti i telespettatori di Mark e Vincent a spasso col sorriso. Buongiorno al mio Vincent, che stamattina siamo in trasferta a Borgia, in provincia di Catanzaro. Ma perché mi hai portato a Borgia, scusa? Perché ogni tanto una trasferta ci vuole. Non è che posso giocare sempre in casa. È giusto, una trasferta la facciamo anche volentieri, perché qui abbiamo fatto anche una mitica notte bianca. E ne approfitto per salutare la Proloco di Borgia. Borgia. Marche, l'argomento di oggi. Tu sei onesto. Dimmi cosa hai scelto. Cosa hai scelto? Immagina che trovi un portafoglio, no? Con scritto il nome della persona e dentro ci sono 2000 euro in contanti. Che fai? Ma 2000 euro non è che mi cambiò la vita, Vincent. Mi avessi detto 50.000 euro. Li restituisci? E 2000 euro, sì, dai. Ma anche dai. Se c'è il nome della Boschi? Quando sento questo nome mi arriva un nodo alla gola. È stata eletta l'Elenuccia Boschi. Comunque, ma non solo lei. Nel caso in cui non tocchiamo la politica, non tocchiamo la spazzatura, perché sennò rischiamo di farci male. Ma iniziamo questa puntata. Iniziamo la puntata e chiederemo alle persone, veramente. Immagini di trovare un portafoglio pieno di soldi. Che fai? Te li tieni? Li restituisci? Te li spendi? Andiamo a chiederlo. Andiamo. Mamma mia, che salita! Che salita! Buongiorno! Non sapevamo che Borgia era tutto in salita, no? Siamo qua, è da tanto tempo che non vengo a Borgia. Da quanto tempo? Un paio di anni. Un paio di anni? Allora le possiamo fare la domanda. Certo. Immaginiamo di trovare un portafoglio pieno di soldi con il nome della persona. Lei li restituisce i soldi? Io non mai! Questa crisi che c'è! Ma che lo sa? Quindi lei si terrebbe i soldini? Sì, questa crisi che c'è. Come vi chiamate? Questa crisi? Come vi chiamate? Elia. È stato sincero, no? Ma la moglie. La signora. Siete la moglie? Io sono la moglie, io l'ho già trovata. E vi chiamate? Maria. E gliel'ho restituito. Ma c'erano i soldi, ci ha controllato, la verità. C'erano i soldi, c'erano il bancomat, c'era la patente, c'era tutto lì dentro. Ma un grazie ve lo ha detto? Sì, mi ha invitato a una cena. Oh, io invece due volte ho trovato, una volta un portafoglio, una volta andata, una borsa. Però mi ha invitato, dice vieni che ti offro una cena. No, ti ringrazio, dico, però no, non ho voluto andare, però mi ha invitato a una cena. A me nemmeno un caffè, mi è andata proprio male. No, è vero. Però la signora è stata onesta, dai. Oggi come oggi non è facile trovare gente onesta. Però immaginiamo, ecco adesso gliela giro la domanda alla signora. Guardate, immaginiamo qua. Di trovare invece un portafoglio di uno ricchissimo, tipo Silvio Berlusconi. Ah, se era Silvio Berlusconi, ma lo tenevo. Ecco. Una persona come noi, lavoratore, con 100 euro, non è che io andavo chissà dove. Sì, la signora Maria dice, Berlusconi, pure che perde 50.000 euro, ne ha tantissimi soldi. Sì, per quelli non nemmeno li vede. Allora, diciamo che io devo dare. Però a se mia una moglie... persona come noi che perde un portafoglio, lui poverino deve andare a lavorare, poi deve fare documenti nuovi, deve fare la patente nuova e quindi. Vabbè, ma se ci sono 2000 euro, no? Ci teniamo i 2000 euro e gli mandiamo i documenti a casa. No, non sono capace. Cosa abbiamo comprato? Io ho comprato delle mandorle. Ah, quindi farete una bella torta oggi? Sì, sono venuta per comprare le sparici e del bosco. Buoni gli asparici. Non li ho trovati. Di solito mia madre me le fa con le linguine. Gli spaghetti. Spaghetti, buonissimi. Alla carbonara sono buonissimi. Ma qua abbiamo uno chef. E io modestamente io chefiai. E io li faccio con la salsiccia calabrese, quella rossa, gli asparici. Abbiamo mica fame. Andiamo a mangiare. Ma troveremo qualcosa da mangiare a sto mercato. Ho sentito già l'odore, andiamo da sta parte che ci sono i cornetti caldi. Dico, volevo mangiare di meno. Poi ho fatto la sparita, dico quasi che me ne ho fatto il pesce, me lo mangio un altro piatto. Ma perché dobbiamo mangiare di meno? A noi questo è rimasto, mangiare. Si lavora e si fatica per la panza? Per la vita. Grazie, sei stato simpaticissimo. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Ma non so che devo andare ma ti rendi conto? La signora sta comprando la mutanda e tu la devi andare a disturbare. Lasciala contrattare. Signore,
gli facciamo una domanda. Sì, 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 proprio lei. Posso fargliela una domanda? Buongiorno. Buongiorno. L'hai fatto spaventare, Vincent? No, no. Secondo me ha visto te con la barba, la solita barbaccia. Buongiorno. Buongiorno. Posso fare una domanda? Non capisci italiano bene. Non capisci bene? Ma se tu trovi un portafoglio per terra con i soldi, li restituisci al proprietario? Per la mia religione sì. Per la religione, ma per te? Sempre, io musulmano bisogna tornare. Dici quanto trovare uno. E trovato il proprietario e allora è peccato per me. Quando non l'hai trovato il proprietario è mio. Beh, anche noi cristiani dovremmo fare la stessa cosa, ma non tutti lo fanno. Grazie. Prego. Al ragazzo che lo vedo molto interessato alla televisione. Sì, gli è già sì. successo, gli è già successo. Hai mai trovato un portafoglio con dentro dei soldi? No, sono sfigato io, non l'ho mai trovato. Quindi sfigato significa che... E se lo dovessi trovare, cosa faresti? Lo restituiresti? Sì, penso di sì, perché mi è capitato che l'ho perso e mi è stato restituito. Ah, ma se dentro ci trovi 30.000 euro... E sono di un deputato che ne guadagna un sacco. Se insieme li tengo, e glielo dico pure, lo chiamo. Quindi se leggi Matteuccio Renzi che ha perso il portafoglio con 30.000 euro in contanti. Quello non lo perde il portafoglio in contanti. Non ce li hai i contanti dietro. Ha ragione. Quello viaggia con le carte. Con le carte. I contanti. Il tuo nome? Zingari Teodoro. Stai andando di fretta, dove stai andando? Alla pescheria. Alla pescheria, lavori in pescheria? No, mi sta aspettando con i pesci pronti. Ah, che oh. pesce ti ha messo da parte? Dimmi che siamo curiosi, così passiamo anche noi. C'è lì. Per me, quindi non so dire. Vai a prendere i pesci. Penso troppo. Attenzione ai pesci però, non ne prendere troppi, mi raccomando. Ciao. Buongiorno. Un'altra domanda. Buongiorno, buongiorno. Il suo nome, perché siamo in onda con Marco e Vincent da Spasso col Sorriso, puntata numero 106. Ma lascialo perdere, Ti dico una cosa, una volta tu giuro su Dio, una signora mi ha scordato il portafoglio, 500 euro. Appena salito, gli ho lasciato il portafoglio. Appena tornato, scusa, non ho visto un portafoglio. Ha detto, tu sì, quanto c'è? Ha detto così, te. Lì. E poi l'altra cosa, è capitato un vecchio. E comprato una cosa, non mi ricordo, 10 euro così, ma hai tirato 499. Con questa 400 lui ha pensato 100 euro. Ha detto, amico, quanto mi hai dato? Ti ho dato 100 euro. Calmati, tu mi hai dato 400. E mamma mia, grazie, grazie. Io mai visto come questo marocchino così, così. Ha detto, no. Questa non è mia, non è mia. Ma tu sei almeno 20 anni che sei qua in Italia. Stavo 6 anni. 36 anni e mi diceva che non conosceva bene la lingua italiana. Buona giornata, grazie. Sono delle zone nostre, lui. Sì, siete delle zone nostre, l'ho riconosciuto. Sì, l'ho riconosciuto anch'io. Ciao. Non c'è? Cosa ci vede bene in questa pentola, Vincent? No. Queste sono delle pentole eccezionali, sono fatte con la pietra, c'è dentro veramente di tutto. Pensate che potete cuocere senza l'olio. Ma non penso che si usa così, Vincent. Non lo so. Buongiorno. Tonino. No, guardate la telecamera che è meglio, guardate la telecamera. No, quale Tonino? Ma quale Tonino? No, è una semplice domanda. Cioè, trovo il portafoglio. Se trovi il portafoglio che fai? Ho già sentito. Già. Me ne vado. Lo metti in tasca e te ne vai. E anche il giorno. Ma se ci sono 500 euro? Mi piglio, gli è il tuo portafoglio. Conserva. Ha capito tu. Però sono sincero, Vincent. Oh, io ho trovato questa pentola e me la porto. Ciao. Your name Vince? Vincent. Io sono di Falerna. E io ne ho bisogno. Sì, di Falerna. Chi ne si? Non c'è la famiglia Ventura tu. Come no? E io sono Antonio, Antonio. Quello è, Antonio è mio figlio. Non sarà un'avventura. Vince Ventura. I Vincenzi hanno un bel nome. Vincenzo. Ti cognome? Nicastri. Ok.
Questo fa parte del caffè, allora, oh, attenzione. No, no, questo è pericoloso, pericoloso. Allora, scusa, fai un saluto agli amici di Falerna. Tanti saluti ai nostri compaesani di Falerna, Marina. Non so, Marina. Ma ricordiamo, Vincent... Odica, signore. Io tutto. Ma tutti quanti. Ah, ma ancora voi abitate sopra, a Castiglione, tutta parte. Ai cuori, ai cuori. Là ci abitavo, sai che Massimo, Massimo. Ma dobbiamo far vedere dobbiamo far vedere a casa tutta la vostra conoscenza. Ti ricorda Massimo Ventura, che si abita ai Giai Provenzani? Sì, sì, sì. Quello è mio fratello Massimo, quello altro. Comunque abbiamo capito che tu, nel caso in cui dovessi trovare un portafoglio con 500 euro, a chi li deve dare, giusto? Siamo alla Petra, giustamente ci sono le pentole e Petra. Buona giornata! Lo jeans e una maglietta, la faccia e quel sapore. Andava a piedi nudi per la strada, mi vive un'onda. Beh, è bravissimo a cantare, complimenti. I cugini di campagna, ospite oggi nella trasmissione Marco e Vince, la spazio col sorriso. Dai, mi devi fare solamente il ritornello. Anima mia, torna a casa tua. Ti aspetterò, dovessi odiare il tuo capo. Sono ragazzi, cambiate. Ma questi capelli sono tuoi o è una parrucca? Veramente sono miei. Ma sempre così l'hai portato? Sempre, sempre, sempre. Anche questi sono hai miei. Visto? Hai visto a crozza? Vabbè, iniziamo questa giornata a spasso col sorriso. Il tuo nome? Domenico. Domenico, ti rubo un minuto. Allora, stiamo parlando di un argomento. Tu trovi un portafoglio con dentro 3.000 euro. Che fai? Le restituisci? Bisogna restituirle. Perché? Perché le motivazioni sarebbero tante, però non sai per quale motivo potessero servire questi 3.000 euro. Scusa, dimmi. Ma immaginiamo, dimmi, che questo portafoglio, sì, non ha documenti, appartenghi a gente come un deputato della Repubblica. Con 5 legislature, quindi con 5 quello che sta bene, dai, se la carta d'identità. In quel caso c'è un ripensamento, li porteremmo a persone che hanno bisogno, che avessero bisogno, sì. Quindi in base alla carta d'identità, in base se riconosci che è uno che sta bene. Quindi se tu politico, ne ho ritornati parecchi comunque io di portafogli, comunque soprattutto col lavoro che fai, non c'è problema, tranquillo. Dove sei? Di Curing sono. Di Curing, sì. Io ne approfitto per salutare l'azienda Galati Vito, Vincent. Sì, è un carissimo amico. Fragola, la migliore fragola della Calabria, non solo, e non solo. E io devo Vito salutare Gianni, Peppe Friglia, l'ex Peppe assessore, Frio, sì, che si è dimesso. Quest'anno. Perché ti sei dimesso, Peppe? E allora lo conosce, Peppe? Certo che lo Peppe conosco. Friglia, è mio cugino. Comunque. Allora, quest'anno ho avuto il piacere di portarmela a Sanremo, la fragola, lo sai? Sì, vabbè. L'hanno conosciuta anche lì. Ad Acconia, di Curing, sono fragole a 7 stelle. Ti ho detto tutto. Non parlare dei 5 stelle, no, ti prego. No, allora hai visto? Ti ho detto 6 stelle, dai, 6 stelle. Ho detto 7 io. Cose da pazzi. Ma vi rendete conto che sono tutti pazzi? Ok. È sempre spasso col sorriso. Ciao. Amici di Calabria, per chi si fosse sintonizzato ora sulle nostre emittenti RT Calabria, canale 12, STV, canale 112 ed ST Television, canale 628, ci troviamo al mercato di Borgia, in provincia di Catanzaro, Calabria. Secondo me la signora ha trovato il portafoglio. Posso farle una domanda semplice? Di cosa stavate parlando? Di cosa stavate parlando? Sì, ma ti impicci! Di cose di casa! E di cosa mangiamo? E che mangiamo? Pasta e carciofi. No, ma che i carciofi a me non mi piacciono. Quindi, bella, bella. Mamma mia. Come li cucinate i carciofi? Un po' di salsiccia. Ah, già il discorso cambia. Già il discorso cambia. No, ma tu una domanda. Avete una mai domanda. Trovato un portafoglio con dei soldi e l'avete restituito? Mai. Ma nel caso in cui dovesse trovare un portafoglio con dei soldi, se che fate? Se si sa di chi è, anche per coscienza uno lo manda indietro, no? Ma anche se trovate il portafoglio del più ricco del paese di Borgia? E se non sappiamo se lo sappiamo, se no poi dipende. Dipende, quindi se anche uno barone che c'ha un sacco di miliardi, questi soldi si possono. Glielo diamo a qualche povero che ce n'ha più bisogno. Grazie, ma qui abbiamo una rappresentanza, Vincent, del comune di Borgia. Un generale, io non lo so. No, io non li capisco. No, c'è una torre, costella bordata di rosso, quindi il comandante della sezione qua della Polizia Municipale di Borgia. Tu, giusto? Non l'ho fatto. Io l'ho fatto il militare, ero pure un ex militare. Buongiorno. Oh, che
stiamo camminando. Siamo con la trasmissione Marco e Vincent a spasso con il sorriso. Stiamo chiedendo agli amici di Borgia, nel caso in cui voi doveste trovare un portafoglio con dei soldi, lo restituite? Certo, è già successo, proprio da rinvenuto da una vigilessa ed è stato restituito al proprietario. Quindi sono cose che succedono. Succedono per noi. Quanto sì. Casa abbiamo all'anno? Vediamo se è parecchio. È successo questo caso, poi non so, sono casi rari, però succedono. Ma immaginiamo uno che è stato in politica molti anni come Pino Galati, no? Che dentro il portafoglio c'ha 500 euro, glieli restituiamo? Indipendentemente del politico, se è politico o no, penso che vanno restituiti. Sempre. Sempre. La legge vuole per tutte, la legge Pino. Vuole per tutte. Pino, ti è andata bene. Va bene? Grazie, buon grazie. Lavoro. Hai visto? Hai capito? È giusto, la legge vuole per tutti. Qui la verità, no? Se dovessi trovare un portafoglio di Matteo Renzi. Ma perché fai nome e cognome? Ma vabbè, ma io ho detto no, per dire, siccome sono una dei casa politici, l'hai preso. No, vabbè, Galati è stato 5 legislature, non una. E quindi 500 euro in più, 500 euro in meno, non gli cambiano. Ma non la è vita. Più parlamentare, no? Non è più onorevole. Non lo so. Mi è venuto il dubbio, no? Perché ormai li stanno tutti ripescando. Come hanno ripescato, come si chiama, la Lorenzin, l'hanno ripescata. Poi c'è anche. Ma il politico non mi interessa. Andiamo avanti, Vincent. Ecco il signore che ci sta guardando. Il signore, secondo me, li ha restituiti i soldi. Buongiorno. È nervoso, è un po' nervoso. Buongiorno. Come mai siete nervosi? Come mai? Che è successo? Ecco perché non vi piace. Però la signora si lascia intervistare. Mica vi mangiamo. Avete mai trovato un portafoglio e l'avete restituito? Insomma, addio, prova. Ci ho trovati, eh? No, non ho trovato. Attenzione, Vincent. Stavo andando a impacciare. Ma un portafoglio con 1000 euro ce li teniamo? Sta fortuna, eh? Con l'espressione non si è vista perché la signora non si è lasciata inquaciare, vi posso dire che appena gli ho detto dei 1000 euro ha fatto... Oh! Pino! Come ha fatto? Honey! Ma signora, signora, buongiorno. 1000 euro! Una domanda, il suo nome? Caterina. No? Io sono Mark. No, non vi mangio la telecamera. No, vi sta guardando solo la Calabria e mezza parte della Sicilia. E non solo. Anche dall'altra parte del mondo, perché in questo momento siamo in diretta streaming. Allora, ha mai trovato un portafoglio? Con dentro dei soldi? No. E se l'avesse trovato e c'erano 4000 euro? Che avrebbe fatto? Avrei cercato di trovare il proprietario, perché in un portafoglio sicuramente ci sarà la carta d'identità, qualcosa. Ma quindi, se non c'è il nome? Si porta ai carabinieri. Se invece il nome c'è ed è il nome di un politico oppure di un imprenditore ricco, che fa? Glielo porto comunque, perché io non voglio soldi degli altri, quindi... Viva l'onestà! Viva l'onestà, ancora in Italia abbiamo persone oneste. Grazie, non vi abbiamo mangiato, tranquillo. Buona giornata. Arrivederci. L'onestà è sempre la prima cosa. Io penso. Ma che bella temperatura che ci sta mettendo. Io sì, sto bene. Era proprio con il pigliare a bronchite. No, quale bronchite? Sta benissimo. Io ho una domanda a questi due signori. Ci stanno guardando. Ce la debbo fare. Ma perché ogni volta dà la precedenza all'altro? All'amico che vi sta accanto? Allora, stiamo parlando di un argomento stamattina, che se qualcuno trovasse dei soldi... Se qualcuno trovasse... Sei ganzo, si dice al nord, sei togo, ganzo! No, non lo guardare, mi pensate che è brutto, non lo guardare. No, stiamo parlando... Ha Sofia io Warren. Modestamente ho tantissime ammiratrici. Allora... Praticamente stiamo parlando di un argomento stamattina, no? Come in ogni puntata del nostro programma televisivo, Marco e Vince da Spasso col Sorriso, che se qualcuno trovasse un portafoglio, no? Secondo te che farebbe? Tu che cosa faresti? Con un portafoglio con dentro soldi, ovviamente. La prima cosa lo porterei in caserma. Avresti diritto al 10%, poi tu puoi decidere se... Non ho bisogno del 10%. Ricche su, eh? Bastano che ricchiaio. Per cent'anni muti i vuoti tua la famiglia. No. Ma nemmeno se questo portafoglio con dentro 4000 euro dovesse appartenere al più ricco della Calabria? I soldi non valgono niente.
Batti un 5, non sono tutto nella vita, bravissimo. Hai ragione, ma cerchiamo di provocarvi per capire un pochettino la reazione, perché qualcuno ha detto, beh, se appartengono al politico, al più ricco del paese, quasi quasi. Ma anche se uno dovesse avere un mutuo di 100.000 euro e trovo 100.000 euro dentro, non capita tutti i giorni di trovare 100.000 euro. Mi torno a ripetere, mi bastano quelle che ho. Basta. Ancora, aspetta, se, secondo me bastano quelle che ho. Alla inquadratelo bene, perché lui alla lotteria. No, che ho sudato onestamente e guadagnato onestamente. No, proprio niente. Oh, tranquillo, ha preso confidenza ormai. Ci siamo emozionati. Mi sa che da ora in poi lo porteremo con noi. Grazie e buona giornata. Ciao. E che tu scusa, Un portafoglio al giorno leva il medico di torno, che ne pensi? Non mi interessa, c'è un portafoglio vicino a buona. Ah, quindi lui ha sentito, se trova il portafoglio ci porta alle vicine. Ah, giusto, vabbè, giusto. No, ma la correttezza è la prima cosa. Per vivere basta uno, quello che hai, okay. Bisogna accontentarsi della vita. Si accontenta? Si accontenta? Continuiamo! Fammi vedere come si gode. Una caduta! Posso accattare il caduto noi? Posso vedere? Ci conti, ecco. Ma pensi un secondo. Ok, dimmi, ti voglio attaccare questo cartello. Macchina in vendita, perché io che lo volessi acquistare. Ma no, un valore vinto, l'ho capito. No, qual è RTS? RT Calabria. Calabria, lo conoscete questo emittente, questo canale? Sì, io sempre lo guardo, anche mio marito. Cosa state... Oggi stiamo chiedendo alle persone, immaginiamo che siamo qui al mercato. Sì, sono già al mercato. E troviamo un portafoglio con dentro 1000 euro. Che facciamo? Io l'ho trovato a Zurigo, l'ho restituito subito. Magari è il più ricco di Zurigo. E io non lo so chi era. Però quei soldi non erano miei. Se uno dentro trovava carta oro, carta no, così... No, l'avrei restituito lo stesso. Viva l'onestà! Ma la verità... Di dove siete? Di Girifalco. Qua vicino. È rientrata da poco. Ma anche se dovesse trovare il portafoglio del vostro peggior nemico? Sì. Io. Magari uno che gli ha fatto un torto. Mio padre mi ha insegnato... Anche mia figlia gliel'ho trasmesso, che io l'ho cresciuta a Zurigo, gliel'ho trasmesso ai miei figli. Ma noi calabresi siamo onesti. Vero, vero. Anche se poi in mezzo a tante mele buone c'è qualcuna marcia che ci rovina tutto. Ma cosa mi sta registrando? Ok, ciao, buona giornata. Ciao. Ma cosa mi sta registrando? Ok, ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata. Non è mai capitato di vedere qualche scena particolare? Dove qualcuno magari ha visto un portafoglio, se l'ha messo in tasca e se n'è andato? No, che abbia stuzzicato, però avete detto bene, grazie, buona giornata. Anche salutate gli amici di RT, STV ed ST Television. Ciao a tutti, statemi bene, siamo sempre onesti. E sempre a spasso col sorriso. Ah sì, senz'altro. Grazie. Marche, mancava la bionda in questo programma. Buongiorno. Vado. Quanta fretta, ma dove corri? Dove andai? È un normale contratto, è una formalità. Lui è il gatto e lì è la volpe. Siamo in società. Di noi ti puoi fidare. Tum, tum, tum. Non vi preoccupare. Tum tum tum. Credo che ci sia qualche effetto di grazie. Tum 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 tum. Ebbene, dove è il maresciallo? Buongiorno. Sono generale. Colonnello? No, generale. Generale. Allora. Generale, dietro la collina, ti prendi sempre una aspirina. Col mal di pancia non sai cosa fare, ti metti sempre a scorreggiare e non sapevi più cosa fare. A parte gli scherzi, il tuo nome? Scarfone Enzo, mi chiamo io. Comandi! Ma guarda, Vincenzo, Ucciuccio Marco Barletta, e quindi abbiamo battuto. Ma tu sei Ucciuccio, noi. Ma come ti permetti? Da dove venire? Lamezia Terme. Si dice Lamezia. A Lamezia si dice che hanno trovato un portafoglio con 50.000 euro e non l'hanno restituito. Ah, yeah, tu cosa avresti fatto? E io le porterei alla forza dell'ordine.
Ma i carabinieri, polizia, carabinieri. Polizia, carabinieri, secondo me mi trovo. Ma anche se dovesse esserci il nome del più ricco della Calabria? No, glielo porterei lo stesso. Lo stesso? Un buon cittadino, glielo porterei lo stesso. Ma anche come del tuo peggior nemico? Pure. Ma lo stai dicendo perché sei in televisione o perché lo pensi veramente? No, io l'ho portato davvero. Immagini un amico col quale hai perso una causa, che ti ha levato il terreno, che ti ha fatto i più grossi dispetti. Lì, onestamente... No, non ho bisogno di soldi loro, c'ho i miei soldi. A caso tutti ricchi, sei di Borgia? Sì, sono ricco, io ho l'indennizzo. Ah, bene, bene. Ora l'ha messo. Però c'è la mia moglie, questa. La mia ragazza ce l'ha. Ah, oh. I miei. mi sembra ma, giusto. Ma è sempre la donna che comanda. È sempre la donna che gestisce. È bellissima, si chiama Maria Maddalena. E salutala, mandagli un bacio, mandagli un bacio. Maria Maddalena, ti saluto, vienimi a trovare subito, eh. Ti amo, ti aspetto, amore mio. Ma come ma che ragazzo romantico. Ma tu ci sei su Facebook? No. Ecco, dovrei... Te l'hanno vietato. Ho capito. Sei fidanzato, se no ti facciamo trovare ragazzo. No, io sono fedele, sono la mia. E guai chi la tocca. Guai. Non ci fa toccare, guai. Lo so. Ma manchi di te. Da me sei un giorno. Io sono molto fedele alle mie donne. Sempre così. Bisogna essere fedeli. Grazie, guai, Enzo. E guai chi tocca le donne. Perché le donne sono il fulcro della Madonna, ricordatevelo. Bravissimo, ricordiamolo. Bravissimo, che è proprio bravissimo. L'altro giorno è stata la festa della donna. Che pensate di questi femminicidi voi? La domanda la fa lui a noi. Io onestamente a chi fa queste cose gli darei i lavori forzati, perché la semplice galera non va bene. È poco. È un'altra cosa invece. Metterei pure, no, li metterei testa in giù, li ricordo alla mente, li taglierei piano piano, gli metterei del miele e gli darei da mangiare a quelle formiche rosse. Mamma mia, come sei cattivo! Formiche rosse! Non lo posso fare perché mi possono arrestare. Quindi questi devono essere arrestati e messi in galera con l'ergastolo. Comunque Enzo, ti facciamo i complimenti, hai lanciato un messaggio importante. Bambini e donne, non si toccano. Noi ti ringraziamo e continuiamo. Ciao. Vado alla Madonna a pregare, prego pure per voi. Grazie. E ha salutato la sua Maddalena. Però noi non abbiamo salutato il nostro operatore di ripresa e montaggio, Vincent. Enzo cittadino che stamattina lo vedo in forma. Sì, in forma, sta perdendo i capelli, però. Ma veramente, cosa gli è successo? Sono, secondo me, troppe donne. Sì. Lo leccano tutto dalla testa ai piedi, fanno quello scresce particolare. Però, ecco, senti, ma adesso noi dobbiamo lanciare volontariando rete tra... Ma tu lo sai perché? Ma lo sai perché? Perché sono 5 anni dell'associazione Vola Volontariamente. Il 7 di marzo l'associazione Vola ha festeggiato 5 anni con tante soddisfazioni, aver aiutato tanti bambini, aver fatto la nostra presenza presso tante case di riposo, Nasi Rossi a domicilio, presenza in ospedale, ben 6 convegni in questi 5 anni, tantissime cose, BLSD pediatrico e tante altre cose e nuove iniziative per questa primavera estate. Quindi questo volontariato lo dedichiamo proprio alla nostra associazione. Oh, io ti faccio gli auguri perché sono presidente e rappresento tutta l'associazione. Auguroni. Volontariando rete tra associazioni, a tra poco. Cosa fai fra sogni e...
ti prende amore, niente ti dà. Che ora è? Che importa se sai che sui passi tuoi non ritornerai. Morti là, la tua fantasia, non dormire. Vola. Beh, immagini bellissime da far emozionare. Complimenti a Marco Barletta che ha fatto questo video veramente molto molto bello, che va a sintetizzare i 5 anni dell'associazione Vola. Salutiamo tutti i volontari Vola, tutti i nasi rossi a domicilio. Gli acrobati del sorriso. Gli acrobati del sorriso. Il nostro nuovo progetto, Vincent, che ti sei dimenticato di dirlo prima. Sì, l'ho dimenticato, ma non. Beh, ci sono io che ti ricordo le cose. Meno male che mi ricordo. Meno male che c'è Mark. Comunque, i nostri servizi li conoscete? Li conoscete tutti quanti. Allora, in primavera ripartiamo con gli acrobati del sorriso, progetto che è iniziato il 7 di dicembre del 2017, poi il 3 gennaio. Nuova presenza, questa volta non a Lamezia ma agli ospedali Ciaccio e Pugliese, e ora ci dedicheremo anche ad altri ospedali con Batman, Catwoman, Uomo Ragno e Superman, che si caleranno dai tetti degli ospedali e entreranno nelle pediatrie per la gioia dei bambini. Se qualche ospedale, se qualche direttore sanitario, di qualche direttore generale e all'ascolto di Mark e Vincent a spasso con il sorriso, ci può contattare sulle nostre pagine ufficiale Facebook Vola Volontari La Metina e Nasi Rossa a domicilio. L'ultimo okay. Saluto Vincent, me lo devi concedere, lo voglio fare a tutti gli anziani ospiti nelle nostre case di cura dove operiamo, e sono la San Domenico, la Madonna del Rosario, la Bosco Sant'Antonio e da qualche mese la casa di cura San Francesco di Paolo a Maida, in provincia di Catanzaro. E un saluto al piccolo Gabri, saluto anche l'amico Antonino di Reggio Calabria che mi ha scritto l'altro giorno facendo i complimenti perché ci segue da diverso tempo. Marco e Vincent a spasso col sorriso. Ovviamente le case che ho citato, le case di cura che ho citato, sono quelle di Lamezia Terme, ricordiamolo. Certo, certo. Beh, andiamo a chiedere se veramente i calabresi restituirebbero o meno il portafoglio. Però con dentro i soldi. Fino adesso abbiamo incontrato gente onesta. Sì, ma qualcuno ha detto, beh, se c'è il politico di mezzo, e so che quei 2-3 mila euro non potrebbero sicuramente sconvolgergli la vita, me lo prendo. Vincent, visto che abbiamo salutato tantissime persone, ma la salutiamo alla nostra Annalisa Bardacino che è stata poco bene. La salutiamo, glielo mandiamo un bacio. Non la voglio salutare. No, io glielo mando un bacio. Riprenditi presto perché devi ritornare con noi a spasso col sorriso. Salutiamo anche il nostro volontario Antonio Pascuzzi che... Pure Antonio Pascuzzi, ma che combini! E quando ti chiamo rispondi al suo telefono. Anto, mannaggia a te, mannaggia. Il signore il indica signore... di andare dall'altro signore. L'altro signore fa finta di non vederci, ma noi la domanda la dobbiamo fare, ma ha detto di no. No, però c'è il signore che, ecco... Buongiorno! Buondì! Buondì!
una semplice domanda, posso fargliela? Giusto. Allora, immaginiamo di trovare un portafoglio con dentro 1000 euro. Lo restituiamo? Bisogna restituire. Io lo restituirei. Anche se questo portafoglio dovesse appartenere a uno straricco? Beh, la stessa cosa, per me è la stessa cosa. E poi certamente quando io gli porto il portafoglio, gentilmente l'altro mi fa un regalo. Quindi. Non è detto così, a me è successo all'euromercato di Assago, quando facevo la guardia molti anni fa, di aver trovato insieme a un collega una borsa con 6-7 milioni dentro. Siamo andati alla reception, abbiamo fatto l'annuncio, è arrivata la signora, a malapena un mezzo grazie, senza aver offerto nemmeno un caffè, anche se la legge dice che se si trovano dei soldi il 10% va a chi lo trova. Beh, sarebbe giusto come dicevo, come dite voi, scusa che io, ecco, do il voi e non il lei, perché io ho fatto la scuola di Mussolini e non c'era il lei. Io, quando... La scuola di Mussolini, glielo faccio vedere in anteprima anche i calabresi. Lo stesso. Ma la signora mi sta dicendo una cosa, cosa stava... Il 103, quindi me lo ricordo benissimo, Mussolini. Cioè, poi lo tengo anche la fotografia a casa. Io ce l'ho nel portafoglio, ma non la posso far vedere perché sennò mi dicono che sono uno di estrema destra. E non è vero. Beh, io, guarda, posso dirvi una cosa. Dice. Io sono più per Hitler perché conosco la storia di Hitler, conosco bene la storia di Hitler. Proprio Hitler no. No, io conosco bene, io tengo una figlia che è docente di lingua tedesca ed è contro Hitler. Io no, io sono a favore di Hitler. Hitler, la storia di Hitler, se voi sapete la storia, ha avuto 49 attentati di morte. Hitler, lo sapete? Ma se l'ammazzavano prima era meglio comunque, ha combinati. Guarda, cercate a trovare la storia giusta, perché non già avanti alla storia giusta c'è. Quello che c'è stato precedentemente non era giusto, era senso unico. Era. Sì, però quando si uccidono degli innocenti, tanti ebrei che ahimè sono stati... Ma se voi sapeste la storia, quando Hitler ha perduto la guerra, perché il genere di Mussolini ci ha mandato l'acqua in Russia e hanno perduto la guerra, allora che poi sono messi d'accordo con gli americani, hanno 100.000 aerei americani. 100.000 aerei sono andati in una regione dove c'erano fabbriche di carri armati, aerei, eccetera. Hanno distrutto la regione. 100.000 aerei hanno fatto un bombardamento a pioggia. Hanno distrutto la regione, l'ospedale, hanno fatto un vigneto. Io sono comunque contro chi uccide esseri umani. Io voglio portare un complemento a questo. Allora la guerra era perduta. C'erano i prigionieri. Nei lager, allora i prigionieri non avevano mangiare perché non c'era più mangiare. Allora li mettevano nella camera a gas, che l'ho visitato, questo ho obbedato a 400 anni. Camera a gas perché lui voleva la razza razza ariana. Quello è un'altra cosa. Io parlo, quando ha perduto la guerra, allora non ci poteva dare a mangiare i prigionieri, li metteva nella camera a gas. E poi c'erano i forni che aveva fatto la Fiat. Vi posso mettere un attimo la pausa? Perché c'è la signora che mi sta dicendo una cosa. Che... Ognuno sa, umano così, che fuori, ognuno sa la fare soldi. Ognuno sa la fare soldi. Certo. La signora ha quasi 90 anni, mi stava. Quasi 90 anni, mi stava raccontando. In queste 90 anni ne avete viste? Io, Mussolini, era piccola italiana, giovane italiana. L'ha viste tutte? Tutte l'ho viste. Vissute tutte? Viva il federale a scuola, viva il duce. Ma dove siete? Di Catanzaro. Catanzaro. Salutiamo gli amici di Catanzaro. Io sono il marito. Viva il duce. Ho fatto... Da quanto tempo state insieme? Viva il duce, viva il re, Franco, viva il duce. Alla fine di questa guerra paga tutto l'Inghilterra. Ed io sono un Falcone, parente di Giovanni Falcone, di Acre, provincia di Cosenza, e sono secondo cugino di Falcao. E poi io faccio il musicista, ho abbedato un po' dappertutto l'Europa. Falcao, meravigliao, oh che meraviglia sto Falcao, meraviglia. Da quanto tempo lo sopportate? Da sono 60 anni. 60 anni, oh, 60 anni. 60 anni e non sentirli! Era pure l'applauso arrivato.
tra bene qua e che dolore ce l'abbiamo avuto, questo figliaccio è stato con un incidente assoverato, ne ho passato nella vita, non è necessario, forse vedo anche in faccia, però ringrazio Dio, c'ho una figlia sistemata che è professoressa a Catanzaro, insegna, titolare, il marito è alla regione. E quindi, meglio così, meglio così. Mi ha toccato un pezzino di terra. Come state godendo questa vecchiaia? No, mi ha toccato un pezzino di terra di mio padre, si è fatta una villetta. Ringraziamo a Dio, non abbiamo. Come vi chiamate? Procopio. Procopio. Ma noi vi salutiamo. Buona giornata. Mi raccomando. Ne avete bisogno più di me che sono. Grazie, grazie. Buona giornata, arrivederci. Hai capito Vincent? Anche, abbiamo parlato anche di storia. Sì, allora, il discorso comunque delle camere a gas è da condannare a livello mondiale. Poi ognuno è giusto che rimanga del proprio parere. Io, tutti lo sanno, ho le idee di destra, però quando si arriva ad uccidere delle persone innocenti si fanno delle cose veramente. Buona giornata, tranquilla, sempre un sorriso, sempre, sempre. E mi scuso. Vincent, ho bisogno del tuo aiuto. Ah, e dici? Enzo mi stava cantando una canzone. Che fa? Che mi sono innamorato di tuo marito. Madonna, senti, ricchionezzo maledetto. Che dici? Che dici? Io ricchionezzo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Una semplicissima domanda. Immaginiamo di trovare un portafoglio con dentro dei soldi e questo portafoglio appartiene al più ricco di Borgia. Lei cosa fa? Lo restituisce oppure? Bisogna restituirlo, bisogna restituirlo. Anche se ultramiliardario? No, che c'entra, non ha importanza. Bisogna restituirlo. E se ci sono 10.000 euro? No, 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 non esiste. Bisogna restituirlo. Sempre. Sempre, comunque. Sempre e comunque, grazie. Buongiorno per tutto il giorno. Scusate, ma dove andate con questo sorriso in prima mattina? Ma lei ha trovato, dicono che a Borgia si sia perso un portafoglio con 50.000 euro. Per caso l'ha trovato lei? Ah, ma cara Madonna. Ma cara Madonna. Quindi ci ha fatto capire che se lo teneva. Ciao bella. Ah, allora vengo, sì, quella, signora, da, vengo da quella da Beccola. Enzo, vieni qua, vieni qua, Enzo. No, stavo la parlando di Borgia, che stiamo cercando. Ma lei ha trovato il portafoglio. E dicono che a Borgia si sia trovato un portafoglio con 50.000 euro dentro. No. Buongiorno. Parlare. Lei non sa parlare, ma mi hanno detto che questa notte qua a Borgia hanno trovato un portafoglio con 50.000 euro. E hanno fatto bene che l'ha trovato. Ma secondo voi lo devono restituire o se lo possono pure tenere? No, no, no. Requisito via. Ma uno che c'ha nel portafoglio 50.000 euro vuol dire che la pila ce l'ha veramente. E l'ha vinto allora. Ma ipotizziamo che è il più ricco di Borgia o il più ricco della provincia. Io non so di quale. Di dove sei? Valle Fiorita. Di Valle Fiorita, ma immaginiamo che questo portafoglio appartenga al più ricco della provincia di Catanzaro. Che facciamo? Non lo so, facciamo metà a metà. Metà a metà, io onestamente no, 50.000 euro, gli restituirei i documenti perché comunque c'è la carta d'identità. No, 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 vabbè, però no. A telecamere spente vorrei vedere l'impressione. A telecamere spente ci ha detto che ce li metterebbe tutti in tasca, coccia, capito? Noio, volevamo sapere se si può avere un caffè. Noi siamo qui per una ragione. Ci hanno detto che questa notte hanno trovato un portafoglio a Borgia con 50.000 euro. E cosa ne farai di questi 50.000 euro? Che domani chiudo e me ne vado. E se ne va alle Seychelles. Alle Seychelles apre una mega attività. Con 50.000 euro? No, no, apre una grande attività alle Seychelles con 50.000 euro.
non lavora più. Visto che l'abbiamo trovato finalmente 50.000 euro, no, facciamoci sto caffè in santa pace, dai, Vincent. Va bene, dai. Ma glielo offriamo anche al nostro cameraman. E allora spegni la telecamera e ci gustiamo un ottimo caffè. Prima della fine della puntata troveremo chi ha trovato il portafoglio con i 50.000 euro. C'è una faccia un po' sospetta, mo? Scusi, la posso disturbare? E dipende per che cosa. Mi hanno detto che qui a Borgia hanno trovato un portafoglio con 50.000 euro. Magari. Io non ho sentito nulla. Da dove è arrivata sta notizia? Striscia è poco rispetto, noi abbiamo altro che servizi segreti, noi siamo presenti e onnipresenti in tutta la Calabria. Noi il caffè l'abbiamo già preso, ma se lei dovesse trovare un portafoglio con dei soldi dentro, che ne farebbe? Questo sarebbe da valutare. Lei nella vita cosa fa? Ho fatto. Cosa ha fatto? Adesso sono in pensione, ho fatto l'infermiere. L'infermiere professionale, quanti anni di servizio, così le faccio il calcolo della pensione? 39 qualcosa. 2.182 euro nette. Erano altri tempi? No, assolutamente no. Ma comunque potrebbero fare comodo un po' di soldini. Certo, indubbiamente. Ripeto, bisognerebbe valutare di chi era il portafoglio. Oh, se era di un grande politico che ha sperperato soldi dalla mattina alla sera? Lo sarei tenuto. Oh, e quindi viva la sincerità. Il suo nome? Edoardo. Edoardo, noi ti lasciamo il tuo caffè. Noi ringraziamo per la gentile concessione del caffè agli amici del bar Crystal Bar. E salutiamo tutti i clienti e amici del Crystal Bar. Vincent, ma va che ci sono. Buona giornata. Vincent, finalmente vieni qua che non devi essere timida. Ecco, scusa, Vincent, ma... ti volevo presentare questa bella ragazza che si chiama? Eugenia. Eugenia, ti sta guardando un po'. Ho detto, che ci fa un uomo così brutto nel mio bar? No, nel suo bar, qua questo è un negozio no, di scarpe. No, lei nel bar lavora, non so se è il suo oppure ci lavora. No, sono la compagna del proprietario. Hai visto? La compagna. Mamma, perché si usa sta di scuola? No, conviviamo. No, non sono. Però è brutto dire compagna. Ah, la fidanzata, dai, compagna. Mo si usa compagna. Il proprietario, sì. Lei ha trovato i tuoi 50.000 euro? Purtroppo no. Ma in caso te li tenevi, giusto? Forse. Comunque, ti stavo guardando in modo stralcio. Che cosa ci fa questo qua nel bar stamattina che sta facendo l'intervista? Presentati, di chi siamo, Vincent. Allora, il nostro programma è Mark e Vincent a spasso con il sorriso. Da 3 anni giriamo itineranti per fare interviste e tirare fuori argomenti anche simpatici, ma la nostra mission è quella di pubblicizzare la nostra associazione. Un'associazione di volontariato che ormai è arrivata a 5 anni. Noi siamo presenti al Giovanni Paolo II, l'ospedale di Lamezia Terme, siamo presenti in 4 case di riposo, abbiamo il servizio Nasi Rossi a domicilio e andiamo con il gruppo Clown a domicilio dai bambini speciali. E in più abbiamo il servizio Acrobati del Sorriso, Batman, Catwoman, Uomo Ragno e Superman che si calano dai tetti degli ospedali, entrano nelle pediatrie per la gioia dei bambini. Molto bisogno di queste cose, anche perché io ho una cugina che è ricoverata a Villa Betania, cioè fa cura là e ce n'è proprio bisogno di queste cose. Quindi hai mai pensato di fare il clown, visto che oppure la volontà, visto che tra qualche mese partirà la 6ª scuola clown. Il clown diciamo che è fantastico. Ma mica bisogna essere pagliacci per fare il clown. C'è differenza. Fai la faccia da clown. Ma quella è la faccia da pia. Ma perché tu scusa, come la fai la faccia da clown? Guarda. Più questa mi sembra una faccia da pirla. E poi la metteremo ai voti. Vediamo chi esce dall'isola dei famosi. Quindi devono fare cliccare allora, al piace sulla nostra pagina Facebook. Mark e Vincent a spasso con il sorriso. E votare col numero 1 Mark Barletta. Numero 2 Vincent Nicastri. Ecco. Vediamo chi prende più like. Il premio qual è? Il premio è questo, poi non te lo posso dire. Vabbè. Diciamolo adesso che abbiamo i testimoni.
Va bene, il premio è una settimana a all'isola a Spernuzzata, sì, provincia di Catanzaro, Lamezia Terme. Va bene? Ok, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E sempre a spasso col? Col sorriso. Sempre col sorriso. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Mark, abbiamo trovato Capitan Findus. Buongiorno. Buongiorno, signore. Noi stiamo cercando un posto dove si può mangiare. Mi hanno detto vieni al mercato di Borgia e mangi. Ma non è più come una volta. Ah, quindi non c'è più. Non si mangia più. La chiera. Adesso non la fanno più. Non c'è più. E la colpa di chi è? Di tutti quanti, no? Eh sì, la fiera era... potevo vendere Mark. Io potevo vendere il mio Vincent. Diciamo che la comunità era più affiatata un tempo, adesso non lo è più. Ma che fiera ognuno c'era? Ognuno si corre il suo orticello. No, ma che si fiera c'era? Il bestiame. Ah sì, la fiera agricola, la fiera agricola. San Leonardo. Peccato però, peccato. Molto rinomata e diffusa in tutti la Calabria. Ecco, peccato che in Calabria si perdano queste tradizioni. Ancora c'è chi ad esempio ammazza il maiale, è una gran bella tradizione perché tutta la famiglia sta unita e collabora per la riuscita e per poi mangiarsi quelli che sono i salumi. E a proposito, se c'è qualche famiglia calabrese che ancora ammazza il maiale, potete invitare il sottoscritto che vi terrà compagnia mangiando, va bene? E si insinuano anche gli estranei, no? Certo. Ma noi siamo qui per una domanda. Come stai? Sempre. Noi siamo qui per una domanda, possiamo farla? Stavo vedendo cosa avete pescato là. Enzo, riprende un attimo. Visto che è il nostro capitano Findus, cosa abbiamo pescato stamattina? Un negozio di acquari, no? Di pesci. Apposta. Ho fatto la battuta. Prego. Ma noi siamo qui per una domanda molto, molto importante. Se dovesse trovare un portafoglio con dei soldi dentro, che facciamo? Ci sta pensando troppo. È una domanda fuori luogo questa. Se trovi, allora la facciamo più specifica. Io trovo il portafoglio con dentro 50.000 euro. Poi guardo e leggo il più ricco di Borgia, dice che ha perso 50.000 euro. Glieli restituisco, non glieli restituisco, che faccio? Lei cosa farebbe? Meliterrei, sei il più ricco. Bravo. Onestamente. Aggiudicato. Aggiudicato, benissimo. Grazie. Ciao, grazie. Ma buongiorno. Come vi chiamate? Mi chiamo Salvatore. Salvatore, guardate la telecamera. Non salva nessuno. Non salva nessuno, nemmeno a me e a Vincent. Non ci salvate. Con 50.000 euro che avete trovato stanotte, qui a Borgia. Dove sono? A noi così ci hanno detto, che avete trovato 50.000 euro e non l'avete restituite. Allora, facciamo metà per uno. Quindi è una bufala. Ma veramente, se uno trova dei soldi dentro un portafoglio, li restituisce o se li tiene? Li deve riconsegnare oppure no? Non ho tempo da perdere io, guardi. Buona giornata! Ecco, ho trovato qua un amico, Massimo Margiotta, al quale voglio fare una domanda. Giura di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, dillo, giuro? Lo giuro. Immagina di trovare un portafoglio con dentro 20.000 euro, che cosa fai? Vado ai carabinieri e prestito, oppure vado all'amico mio Antonio che mi sta facendo dei segni. No, comunque andrei dai carabinieri per dire di chi sono, se ci sono documenti. Ce l'hai qualche nemico? Nemico? Potenzialmente sì, forse sì. Ecco, il tuo peggior nemico, quello che ha fatto dispetti alla tua famiglia per una vita, c'ha i soldi, è un dispettoso, ti ha fatto spendere un sacco di soldi per avvocato, glieli restituiresti? Forse no, li regalerei però un altro facendoglielo sapere. Ah, bellissima questa. Ma vedo che sei in compagnia. Mi sta dicendo presidente di cose. Qua tutti presidenti qua. Allora. È un quartiere, io diciamo rappresento tutti i cittadini della lottizzazione Susanna Roccelletta di Borgia. Abbiamo formato un comitato cercando di sostituirci in qualche modo all'amministrazione quando non si riusciva a avere risposta. E in cosa consiste? Spieghiamolo a casa. Consiste, un esempio banale, abbiamo comprato un trattorino 3.500 euro mettendo una quota ciascuno, abbiamo cominciato a pulire l'aria verde, abbiamo cominciato a far socializzare i ragazzi, abbiamo piantato più di 200 alberi in autizzazione intitolando ogni albero ad ogni ragazzo che frequenta le scuole di Roccelletta, naturalmente invitando il prefetto, invitando gli scout. Abbiamo creato una rete per la sicurezza, per i furti e le altre cose esclusivamente per a servizio del quartiere e tante altre cose, abbiamo fatto da giornate ecologiche a feste
feste nel quartiere, abbiamo partecipato con la chiesa, al bambinello Gesù, tante cose che servono a socializzare e ritornare più alla dimensione di piazza e di società civile. Quando è nata questa iniziativa? Noi siamo da quasi dal 2009, diciamo. Complimenti, quindi dal 2009 che siete operativi. Abbiamo operato su tante cose, ci siamo sostituiti spesso scontrandoci con le varie amministrazioni, hanno bruciato una macchina a me pure per questa attività che abbiamo fatto, però noi abbiamo continuato a tenere la schiena dritta e a non a pretendere, a sostituirci e farci noi le cose che ci toccherebbero già per legge, per le cose che paghiamo. Avete un sito? Abbiamo il sito, abbiamo... Diciamolo così, che magari il sito, chi è curioso... È il Comitato Difesa, www.comitatodifesa.it, che si chiama quartiere, si chiama Difesa lì, e noi abbiamo questo comitato grazie al primo presidente che è stato la buonanima di Giuseppe Moraca, al quale noi abbiamo fra l'altro... intitolato un'area verde dove abbiamo costruito una stele in sua memoria. Fra l'altro, dopo che l'abbiamo finita con tutte le autorizzazioni, io sono stato denunciato come se era una costruzione abusiva. Naturalmente poi è intervenuto il prefetto e ha messo il comune alle giuste distanze, verificando che tutto era nella norma praticamente. Complimenti, grazie. Complimenti. Buona giornata. Grazie a voi, speriamo che seguano pure gli altri il nostro esempio, perché la vera cittadinanza attiva è quella di pure protestare, però pure poi trovare le soluzioni rivendicando i propri diritti. Allora un grosso in bocca al lupo. Crepi, e grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Vediamo se hanno trovato qui il portafoglio con 50.000 euro. Buongiorno, buongiorno, magari signor. Ma lei cosa ne farebbe con 50.000 euro? Qualcosa si farebbe. Qualcosa si farebbe, buongiorno, buongiorno. Ma chi è che di voi ha trovato il portafoglio con 50.000 euro? 6511, buongiorno. Buongiorno. No, non l'abbiamo trovato. Ma nel caso in cui dovesse trovare un portafoglio con dei soldini dentro, che facciamo? E che facciamo? Bisogna rivolgersi alle autorità. Prima cosa, no? Sicuramente, ma se questo portafoglio appartiene a qualche vostro nemico che c'ha comunque i soldi, quindi quei 1.000 euro trovati dentro non gli cambiano la vita? Amate i vostri nemici? Hai capito? Il nome? Ornella. Ornella ci ha dato una lezione di vita. Amate i vostri nemici. Non è facile. Facile sicuramente, però. Grazie. Secondo me abbiamo trovato i 50.000 euro. Sì, 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 sì. La signora sicuramente ha trovato i 50.000 euro. Finalmente. Buongiorno, la possiamo disturbare? Sì. Mi hanno detto che qui nei paraggi hanno trovato un portafoglio con 50.000 euro. Due ne trovai, certo. E se li trovava? E se li trovava mi pigliava. Oh, viva la sincerità. Ma voi avete anche dei lingotti qua. Cosa c'è qua di buono? Formaggi. Sono buoni, certo. Me lo fai provare un pezzetto? Sì. Vamo a provare. Che siamo venuti apposta, noi siamo venuti. Ma che bello, che qualità, Vincent. Ma questo proprio lo fate voi? Sì. Tutta roba genuina, Vincent. Veramente un formaggio delizioso. Il caseificio si chiama? Sorrentino Maria. Di Amaroli. Da Amaroli. In provincia di? Catanzaro. È speciale, veramente complimenti. Finalmente abbiamo trovato un qualcosa di buono, Vincent. Dopo una mattinata che stiamo lavorando e stiamo girando per questo mercato di Borgia, abbiamo trovato la roba buona. Complimenti. Grazie. Una buona giornata. Buona giornata, veramente buono. Dai, non avete paura, non vi mangiamo. Partiamo dai vostri nomi. Francesca? Ti stai sbagliando, ma quella non è Francesca. Non mi dica che ti chiami Laura, Laura non c'è. Marica e Francesca. Allora, che ci fate sto mercato di Borgi? Perché la nonna mi ha chiesto delle cose e sono dovuta venire a prendere. Cioè, cosa avete comprato alla nonna? Allora, la carta di alluminio, le buste del congelatore e adesso vado a prendere una piantina.
da mangiare? Che vi cucina oggi la nonna? Oggi le cioccolate e poi la nonna non lo so che mi fa da mangiare. Oggi mangio da lei. Ma tu mangi pure dalla nonna? Posso ne pure io dalla nonna? Prego, vieni. Enzo, siamo invitati. Il mio operatore è pure invitato. Al nostro Vincent lo lasciamo qua con i commercianti. Allora, stiamo facendo una domanda stamattina. Vediamo se siete oneste, no? Però dovete rispondere con la massima onestà. Giuratelo? Giuro. Giuro. Passeggiate per il mercato di Borgia. Trovate un portafoglio con dentro 30.000 euro. Ve lo tenete o lo consegnate al proprietario? A me una volta è successo e l'ho riconsegnato. Me lo prendo. Se lo prendo, viva la sincerità. L'onestà, abbiamo apprezzato l'onestà e la sincerità. Quindi le 30.000 euro non li consegno. Quando ti ricordo? Mi è capitato? No. Sì. Ho chiesto di chi era e l'ho restituito. Ma cosa fate di bello nella vita? Io ho finito la scuola da poco e adesso sono in panico con la patente. Mamma mia, non prende la patente. Quindi avvisaci quando prende la patente che non veniamo a Borgia. Sicuramente. Tu? No, niente. Comunque, se volete seguire il nostro programma televisivo, che andiamo in onda tutte le settimane su RT Calabria, canale 12, STV, canale 112 ed ST Television, canale 628, potete cliccare mi piace sulla nostra pagina ufficiale Facebook, Mark con la K e Vincent a spasso col sorriso. Lo farete? Sì. Sì. Io sono Mark Barletta, grazie e buon sabato. Ciao raga. Ah, salutatemi la nonna. Ah, come si chiama? Come si chiama la nonna? Innocenza. Saluta. Ciao nonna. Ciao nonna. Avete una nipote. Ciao. Ho fatto l'affare della giornata. Qua siamo con un signore di Cutro che viene a Borgia per vendere al mercato del sabato. Intanto buongiorno. Buongiorno. Quindi lei mi ha detto che mi dà le zucchine a un euro e anche le melanzane. Ti faccio tutto un euro, dai. Ma da dove arrivano? Da dove arrivano? Tutte siciliane, Pacchino. Ma Pacchino! Un euro perché è raccomandato o perché gli è simpatico? L'ultimo lo trattiamo bene, dai, gli facciamo un bel prezzo. Allora, a noi che siamo della televisione a un euro, alla no, gente... a 1,30. Ha fatto 30 centesimi di sconto, Vince. Esatto. E io lo ringrazio perché ho 2,50 euro, mi devi fare 2,50 euro di quello che vuoi. Dai, 2,5 chili misto. L'argomento di oggi sì. È quello che un po' sta a cuore a tutti gli italiani. La speranza di trovare dei soldi. Sì. Glielo dobbiamo dire a Salvini. Berlusconi che adesso ci dà 1.000 euro a mese a tutti i poveri. Vabbè, ma ormai tutti raccontano la loro storiella, chi dà il reddito di cittadinanza, chi dà i 1.000 euro, eccetera eccetera. Ci sono sempre. E mi regala anche i pomodori, ma che bella mattinata! Ma io devo venire spesso a Borgia. Ma a te ti va sempre bene, Vincent. L'argomento è questo: se tu dovessi trovare un portafoglio con dei soldi dentro, che ne fai? Io l'ho dato. A un avvocato di Amare, 850 euro. Io l'avvocato mo ci dava! Cachille quando va solo per Mutihano una lettera scritta con i soldi! Oppure, ma lo sai che al nord utilizzano anche la clessidra, cioè anche la consulenza telefonica. Io avevo un avvocato a Milano che aveva il contascatti e ti calcolava in base alla durata della telefonata la parcella. Non guardano in faccia a nessuno. Quindi lui all'avvocato gli ha restituito 850 euro. Ma nel caso in cui era il tuo peggior nemico glieli restituivi? Ma come? Se fosse stato il tuo peggior nemico? Io l'ho messo da parte. Chi veniva, io l'ho dato. No. Ma ipotizziamo, tu c'hai qualche nemico nella vita, sì? Ce n'è, come no? Ce n'è, e immaginiamo che apri il portafoglio e dice su di chi lo disgraziato. Glielo davo lo stesso, sai perché? Per fargli capire che io sono migliore di lui. Hai capito perché io lo davo? E salutalo. Lo saluto sempre, pure i nemici saluto io. Amici e nemici, per me non c'è problema, non sono una persona. Il tuo nome? Martino, Totò Martino mi chiamo. Totò, io ti pago i 2,50 euro. Ti ringrazio. Io mi prendo la mia spesuccia. Faccio pure lo scontrino, to. Com'è preciso. Sì, me l'hanno fatto, 750 euro. Per un pacco di carote. E la legge bisogna rispettarla. Ecco, carote che sono costate 750 euro. mamma. Buona giornata. Vincent, questi 50.000 euro non l'abbiamo trovati. Non l'abbiamo Però trovati. Abbiamo trovato tanta gente onesta.
Sì, sì, ma anche chi se li tiene non è che è disonesto, magari sta passando dei momenti particolari e quei soldi possono far comodo. Oggi abbiamo nelle famiglie calabresi tanti disoccupati, giovani, e sai, trovare magari un portafoglio con dei soldi dentro può fare sempre piacere. Certo, se capita il portafoglio del riccone, io vi do un consiglio, tenetelo e chi se ne frega. Se trovate il portafoglio di un operaio, di una persona come tutti noi, restituitelo subito, senza pretendere nemmeno il diritto. Gente onesta e sincera. Comunque, io sono felicissimo perché... Come sempre bene, vai. No, allora, da buon calabrese, che dalla Mezzia Terme è venuto a Borgia per fare la spesa da uno di Cutro, ho preso 2,50 euro di cose veramente eccellenti. Io direi di chiudere... Sì, di chiudere questa... Da Piazza Ortona. Da Piazza Ortona di Borgia, in provincia di Catanzaro, chiudiamo questa bellissima e divertentissima puntata di Marco e Vincent Spasso col sorriso. Vincent, sono curioso di entrare in questa chiesa. Entriamo? Andiamo a visitare? Entriamo. Ogni tanto. Così vi lasciamo con questa bellissima immagine che Enzo ha curato. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre con noi due, Marco e Vincent a Spasso col sorriso. Seguiteci sempre. Ciao!